Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Quinta Dimensione Letture, come state? Allora, procediamo con le previsioni di febbraio 2021. Quindi andiamo a vedere più o meno nello specifico per ogni settimana che cosa succede. Ricordatevi che è un interattivo e non può sostituire un consulto personale. Qui vedete davanti a voi tre varianti. La prima con la coccardina gialla. La seconda variante con il numero 4, la terza variante con la chiave. Allora farò così, ragazzi e ragazze. Faccio quattro filo, visto che febbraio è perfettamente suddiviso in 7 giorni ed è perfetto perché 7 per 4, 28. Quest'anno abbiamo 28 giorni a febbraio e inizia proprio il 1º febbraio da lunedì, quindi abbiamo dall'1 al 7. Quindi da lunedì a domenica, 8 di nuovo lunedì, insomma, è proprio preciso cade quest'anno. Quindi guardiamo ogni settimana indicativamente con tarocchi, sibille e anche oracoli. Quindi farò, diciamo, le prime carte, prima fila, prima settimana, seconda fila, seconda, terza fila, e via dicendo, quarta. Ragazzi, tanto per forza di cose lo faccio in modo, diciamo, un po' più. Cioè sì, dettagliato quello che posso dire, però insomma guardiamo in generale, ecco così. E quindi direi di partire se hai scelto la variante. Io ringrazio al volo proprio tutti i nuovi iscritti, grazie tantissimo, il canale è nuovo e vi ringrazio molto per il vostro affetto, la vostra fiducia, anche quelli che mi scrivono in privato. Solo un po' di pazienza per i consulti, vi chiedo perché c'è un pochino di coda, ma voi scrivetemi comunque che io tanto un modo, poi magari qualcuno si cancella o cosa, lo trovo comunque per farlo, ok? Quindi andiamo a cominciare con la prima variante che è la coccardina gialla, sperando che si vede. Vediamo un po'. Allora, variante 1, ciao, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e metti anche like al video se ti è piaciuto e anche per un saluto, grazie mille, così mi aiuti a crescere. Facciamo intanto, allora intanto prepari i tarocchi, guardiamo la prima settimana, intanto vediamo per te l'energia portante, per te che guardi che hai scelto questa prima variante. Energia portante per te per il mese di febbraio 2021, variante 1, per tutto il mese quindi, l'energia di tutto il mese di febbraio 2021 per chi guarda la coccardina gialla, vediamo un po' che energia ci viene fuori, il giudizio, ok. Quindi si prospetta un mese, insomma, dove potrebbero esserci qualche sorpresa, in tutto il mese parlo, questo non è diviso in settimane, qui guardo l'energia generale di tutto il mese di febbraio e per te variante 1 ci ha portato il giudizio, bene, quindi potrebbe anche esserci un ritorno, te lo dico subito perché è lampante questa cosa qua, ma non solo, insomma, ci potrebbero essere delle situazioni che anche dall'alto, diciamo, richiamate, ispirate o okay, che dovevano succedere, vengono chiamate all'ordine, quindi delle cose magari che si sbloccheranno, comunque sì, adesso andiamo a vedere anche i campi di applicazione del tutto. Allora, vediamo un po'. Intanto, questa la mettiamo, direi meglio qua, perché qui ci faccio la. Ah, allora, scusami, variante 1, devo accendere le candele, che mi sono dimenticata, un attimo solo. Io le adoro, non so stare senza. Ecco qua, nella fretta di fare sempre tutto. Ok. Allora, partiamo con prima fila, prima settimana. Poi dopo sopra ci approfondisco da queste prime carte di partenza. Quindi settimana 1, la prima settimana di febbraio 2021 per chi ascolta. La prima settimana di febbraio 2021 per chi ascolta. Vediamo un po'. La prima settimana. Carta 1. Carta 2. Allora, poi approfondiamo, eh. Questa è voluta proprio cadere dal mazzo.
prima settimana perché ha scelto la variante 1. È probabile che ci sia ancora un po' di dipendenza da qualche situazione che ancora non si schiarisce, che ancora non si, tra virgolette, cura, che non si medica. Quindi ancora c'è, la vedo, vedo anche una certa pesantezza ancora che si trascina, ma da dietro. Ed è probabile che c'entri un re di bastoni qua, che però insomma viene subito poi, ecco, diciamo un po' spazzato da questo asso di bastoni. Però mi rimane sempre comunque una certa inconclusione, una certa un po' titubanza nel fare azioni. Molte carte di bastoni però, devo dire, per te variante 1, eh. Quindi movimento, con questo asso di bastoni non posso dirti che non c'è movimento, perché è proprio l'asso della comunicazione, dell'iniziativa, del cominciare, quindi assolutamente sì. Però c'è un sacco di, anche un peso che ti porti, eh. C'è qualcosa che ti sta pesando e nella prima settimana di febbraio ancora rimani lì. Vediamo un po', seconda settimana di febbraio, per chi sta ascoltando, la seconda settimana, come va la seconda settimana di febbraio per chi sta ascoltando? La seconda settimana di febbraio per chi sta ascoltando? Ragazzi, questo per te saltano fuori. Diciamo, la tua stabilità in questo momento, questa mi dà molto essere la variante di chi ha casa e famiglia, ragazzi, eh. Di chi ha casa e famiglia con questo 10 di pentacoli nel modo più assoluto e tutto ciò comunque è stabile e rimane, vedo, in questa seconda settimana di febbraio. Per te che guardi, mi si chiude sempre con una certa, questa per esempio mi si chiude con un 5 di coppe, quindi ti vedo sempre un po' come dire, come se ti mancasse qualcosa, se rinunci a qualcosa, magari ce l'hai davanti ma non lo vuoi fare, perché ce l'abbiamo proprio una sotto l'altra queste due carte. Te che ascolti, credo che sia ovvio anche per circostanze tue, di vita tua, però tu sei molto il fulcro in questa variante. Chi guarda ha molto potere, diciamo, in se stesso decisionale, cioè si potrebbe anche sbloccare quello che nella tua vita in questo momento non sta andando avanti, si potrebbe sbloccare molto da te, perché ti vedo un po', diciamo che sei come persona andata un po' giù, eh? Sei andata un po' giù, un po' in tristezza, un po' in apatia, eh? Come se dici, ma tanto, come se un po' avessi perso la speranza o hai paura di fare un passo. Quindi qui è un po' un tenersi. Un po', non so come spiegarti, tipo per te, di tenerti per te qui con questo 4 di pentacoli, comunque, è qualcuno che si tiene stretto qualcosa, come se avesse paura che gli venga rubato o che gli venga, no, portato via. Di che cosa hai paura? Qui c'è un qualcosa come per dire, è mio, me lo tengo io. E scusami, vicino a due di spade, suppongo che sia qualcosa di riferito alla coppia, all'amore. Ti vedo sempre un po' tenere questo atteggiamento, eh? Nella seconda settimana sto parlando. Andiamo con la terza settimana per chi ascolta. Terza settimana di febbraio, variante 1. Beh, sì. Allora, qui in mente hai qualcosa comunque di co-creare, di costruire, di fare qualcosa che vada poi a crescere. E pare proprio che nella terza settimana si smuova, perché con questo bel 6 di bastoni ci dà molto la celebrazione, ci dà molto la vittoria, il voler arrivare. Tu hai un qualcosa dove vuoi arrivare. Qui mi dice questo, le carte mi dicono questo, hai un obiettivo e lì vuoi arrivare, eh? Sei una persona, vedo, anche abbastanza emozionale, una persona di cuore, una persona di sentimenti, eh? Qui come sei anche raffigurata come regina di coppe, nonostante le carte di bastoni, ma quella più ci indica più il fuoco, il movimento, eccetera, per te. Io direi che non posso non guardare quel diavolo iniziale, che comunque mi dà l'impressione come se tu come persona sei rimasta come persona un po' attaccata a qualcosa che non riesci molto a lasciare andare, no?
il diavolo con questo 4 di pentacoli, anche se è nella settimana diciamo diversa, ma non c'entra quello, perché qui comunque poi tutto è allacciato a sé, tra di sé, no? Quindi mi stai un po', ecco, come in meditazione, come in introspezione, a pensare a qualcosa a cui vuoi raggiungere. Qui pare che nella terza settimana, comunque, piano piano, perché partiamo da un cavaliere di denari, quindi comunque con lavoro, con metodicità, anche con l'aiuto di qualcun altro, con questo bel 3 di pentacoli, che sarebbe di denari, nonostante la tua solitudine, perché magari a volte ti senti anche una persona sola. Però vedo che hai, volendo, intorno persone che potrebbero aiutarti a realizzare quello che vuoi. C'è una bella celebrazione. Nella terza settimana vedo un po' più sbloccarsi la situazione per te, di quello che tu hai in mente. Procediamo con la quarta. Ora non so, metto un po' più su così, magari, vediamo se. Per te che ascolti, non c'è una settimana di una stesa da 5 che non mi dà comunque sempre una carta che c'hai qualcosa che non ti fa sentire, diciamo, come vorresti sentirti. Tu, cioè, hai un obiettivo, hai qui qualcosa di bello che vuoi realizzare, ma ci stai andando, vedo. Vedo che coopererai, vedo che troverai il tuo equilibrio, cioè guarda tu, mi si richiude con il giudizio, mi si richiude con il giudizio. Quindi c'è comunque qualcosa che deve, allora. O c'è di mezzo il ritorno di qualcuno, che a febbraio lo vedo molto probabile, anzi, moltissimo probabile, perché qui abbiamo, ho aperto col giudizio, ho chiuso col giudizio, cioè lo fate qui davanti a te. Quindi, e tirate fuori anche in diretta, quindi non. Quindi se aspetti un ritorno di qualcuno, qui la stesa per te di febbraio ci dice che è molto probabile, andando più, non diciamo subito, dalla seconda metà, ok, di febbraio. Dopo i primi 15 giorni, in cui non vedo grandi accadimenti per te, ma vedo più che altro il rimanere così come la situazione è, come adesso in cui guardi, perché molto dipende da te. Qui dipende molto da te, dipende da quello che vorrai scegliere. Io vedo che in tuo aiuto arriveranno persone. In tuo aiuto vedo persone che arrivano. Non ti vedo una persona comunque sola o che deve far tutto da sola o cosa, magari qualcosa sì, però c'è qualcosa che tu hai in mente. C'è qualcosa che tu hai in mente e può riguardare anche questo re di bastoni, anzi quasi sicuramente, che magari non si sa chi è, nel senso, o potrebbe essere nella tua famiglia o è una persona all'esterno della tua famiglia, comunque, se si tratta d'amore. Oppure potrebbe essere anche una persona inerente al lavoro, perché io qui ci vedo comunque sia sì, anche molti denari, quindi potrebbe essere un evento lavorativo che si va a concretizzare, perché comunque c'è anche vittoria e successo, carta di denari, cooperare, fare insieme ad altri delle cose, costruire e progettare, quindi perché no? Qui ci può centrare in questa prima variante anche il lavoro, dove ci sarà con questo giudizio in apertura e un giudizio in chiusura, comunque sia un po' un richiamo, una resa dei conti, forse riceverai magari quello che tu hai chiesto, perché ce lo dà proprio in ultima settimana di febbraio, quindi probabilmente se hai chiesto un avanzamento, un nuovo lavoro, un qualcosa, lo otterrai più verso la fine del mese di febbraio. Quindi direi che per te, visto che ci butta sia, potrebbe essere famiglia, ma anche famiglia o comunque questioni emozionali, ma anche il lavoro, ti guardo, per te che guardi. Per te che guardi qualche carta anche di Osho, vediamo per chi sta ascoltando il mese di, scusate un attimo, di febbraio 2021, per chi ascolta adesso, variante 1, febbraio 2021. Come carta portante di tutto il mese il giudizio, quindi non può essere assolutamente un mese negativo nel modo più assoluto. Se aspetti un ritorno, cioè più verso la seconda parte del mese, verso la fine quasi, direi, anzi, quasi l'ultima settimana. Vediamo. Vediamo un po' qualche carta anche del nostro saggio Osho. O ti hanno ingannato, o hai paura tu di essere ingannata come persona, eh? Vale per tutti, ragazzi, la stesa, eh? Uomini e donne. Sì.
perché in apertura ho proprio questi giochi politici che mi corrispondono sette di spade? Perché o t'hanno cercato di farti fuori in qualche modo a livello lavorativo di qualcosa, se magari ti hanno estromesso cosa e stai cercando di riprenderti tutto quello che era tuo e questo accadrà, perché con un giudizio non posso dirti che non accadrà. E questo ti ha molto innervosito. Se invece stiamo parlando, diciamo, di questione sentimentale, più o meno vale lo stesso, cioè comunque sia o sei stata fatta fuori come persona da qualcuno, ma fatta fuori mica in senso, cioè o comunque allontanato, qualcuno ti ha, con questa maschera, preso in giro, detto una cosa e fatto un'altra, ok? Oppure ti ha fatto qualcosa che non ti aspettavi e ha saputo recitare bene qualcuno qua, sia che sia in amore, che sia in lavoro, dov'è, cerchie tue, che tu sai, qui qualcuno ha recitato molto bene e ti ha portato, ecco, anche perché sei un po' di tristezza, insomma, in te la vedo, eh? Però mi si va a sbloccare con una bella abbondanza qua. Ti devi lasciare andare, come ci dice qua, lasciarsi andare. Passaci sopra. Alla fine ripensare troppo a cose che ci hanno fatto, so che dà fastidio, perché siamo comunque sempre in terza dimensione e sempre esseri umani. Ecco perché questo si chiama quinta dimensione il canale, perché vuole andare oltre questa terza dimensione. Però fidati di questa carta. Perché lasciarsi andare vuol dire che c'è poi la soluzione, se tu alleggerisci te stesso, te stessa, e da questo peso, ecco, anche un po' di nostalgia qui. Abbiamo un po' il pensare al passato per te che ascolti, a com'era prima, qualcosa che ti manca, senti questa nostalgia, però. E in questo febbraio ancora lo sentirai, perché stiamo sempre guardando le previsioni, eh? Quindi in questo febbraio ancora mi dà diciamo, accentuarsi, vedo accentuarsi comunque. Sempre questa un po' di nostalgia che tu non riesci comunque a toglierti da dosso, eh? Però, insomma, io qui vedo molto più positiva per te che ascolti, variante 1, la seconda metà del mese di febbraio. Quello che vuoi ottenere qui mi dà per te una realizzazione comunque sia. Vediamo se stavamo parlando di amore, vediamo un po' se stavamo parlando di amore. Una carta di questo. Vediamo anche. Vediamo anche una carta dell'oracolo. Gli angeli del cuore cosa ci dice per te? Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore, esattamente, perché io questa carta qui l'associo al 9 di bastoni e al 5 di coppe, perché comunque sia devi essere più ottimista, eh? E anche a questo 10 di bastoni che ti fa pesare alle spalle, sopra le tue spalle qualcosa, ti fa pesare, cioè hai un peso che devi lasciare, devi lasciarlo, questo peso che porti, sia dovuto a qualcosa che ti hanno fatto, sia dovuto a una persona che se n'è andata, una persona che ti ha allontanato, che in questo momento non ti parlo, che cosa. Però qui, per quanto riguarda la sfera sentimentale, ti dice di essere positiva, avere fiducia. Perché avrai l'amore. E qui anche con questo giudizio, variante 1, ti concludo così, per te questo mese di febbraio. Non possiamo sbagliarci qua. Perché giudizio di qua, giudizio di là, devi pensare positivo perché l'amore ti arriva. Quindi se tu che ascolti in questa variante 1 pensavi all'amore e non era lavoro, perché per qualcuno sarà anche il discorso lavorativo, per quelli che si trovano qui, si riconoscono per il discorso sentimentale, dice a voi che ascoltate che l'amore arriva a febbraio. A febbraio c'è necessità di fiducia per te che guardi, eh? Devi ritrovare questa forza, questa fiducia in te, perché il successo per te c'è. Va bene, variante 1? Grazie ad avermi seguito, grazie mille, spero ti sei trovata, fammi sapere nei commenti. Va bene? Se non ti sei ancora iscritto, iscriviti, così mi aiuta a crescere, che il canale è proprio nuovo. Poi che altro? Attiva anche la campanellina, lascia un like, eh? Per i consulti personali trovi la mail. Guarda tutto nell'info box o a volte anche in sovraimpressione. Ok, grazie mille ancora e ti auguro tante cose belle. Io passo alla variante 2. Ciao, grazie. Variante 2, perché ha scelto il numero 4. Ciao anche a te, benvenuta, benvenuto. Guardiamo anche per te
tutte le 4 settimane in 4 file, va bene? Prima con una carta degli arcani maggiori per delinearci un po' che cosa va ad accadere. Poi vediamo anche con oracoli vari e altre carte quello che c'è necessità di vedere. Ti ricordo di iscriverti al canale così mi aiuti a crescere. Per i consulti privati c'è la mail o comunque leggi anche nell'info box il canale Wisio e tutto quanto. Io procedo, inizio per te a vedere una carta degli arcani maggiori per te, che hai scelto la variante 2 e che hai scelto il numero 4. Com'è febbraio 2021 per chi sta ascoltando adesso? Vediamo un po' che energia c'è a febbraio 2021. Abbiamo il matto. Bene. Allora, qui ho qualcosa che parte, qualcosa di nuovo. Qui c'è voglia di tentare di fare qualcosa. Di fare un balzo, di intraprendere qualcosa che ancora non si conosce, qualcosa di nuovo, partire. Qui c'è l'azzeramento, qualcuno di voi si è azzerato, ha tagliato, chiuso qualcosa, potrebbe essere anche un cambio di lavoro, per quelli di voi che mi ascoltano per questioni economiche e lavorative, vale lo stesso anche per chi mi ascolta per questioni comunque sia sentimentali, perché è sempre uno zero, ragazzi, lo zero è l'inizio, comunque sia, l'aver anche azzerato già qualcosa. Quindi vediamo un po', partendo così con questo arcano di partenza del matto, vediamo per te che ascolti intanto la settimana numero 1, la prima settimana di febbraio 2021, la prima settimana di febbraio 2021 per chi ascolta adesso, la prima settimana febbraio 2021 per chi ascolta. Allora, come prima settimana siamo molto incentrati sui sentimenti, tu che mi ascolti qua, vedo, eh? C'è voglia di un nuovo inizio, infatti. Qui qualcuno di voi, qualcuno di quelli che ascolta potrebbe aver chiuso una situazione o perché già ne voleva aprire un'altra per una persona che già c'era o perché proprio comunque sia non poteva andare avanti così e c'è voglia di un nuovo inizio, con questo zero e con questo asso di coppe che devo dirti. 0 e 1 si va avanti, no? Verso un bellissimo 9 di coppe, che comunque sia è sempre una voglia di felicità che raggiungerai, pare comunque sia. Qua nella prima settimana, per te che ascolti, è probabile un nuovo inizio, un iniziare un qualcosa di nuovo. Anche una nuova relazione potrebbe essere, perché anche qui col mondo, tu che ascolti, se non è così, cambia variante, perché qui, variante 2 del numero 4, c'è qualcuno che ha chiuso qualcosa. O ha cambiato lavoro, ha chiuso un vecchio lavoro per iniziarne uno nuovo. Perché è sempre un asso. Va bene che è di coppia, ma è sempre un asso. Se parliamo di qualcuno, chi qualcuno inizia un nuovo lavoro. Perché vedo di partenza comunque una scontentezza. Qualcuno di voi potrebbe anche aver avuto paura di aver sbagliato, nel senso di essersi chiesti, mamma mia, cosa ho fatto? Ho perso quell'occasione, ho perso quella possibilità, oppure anche per una persona, è chiaro. Ho sbagliato, non sono stato bravo, brava a decidere, eccetera, eccetera, perché c'era una scelta da fare qua. Prima settimana comunque si raggiunge un nuovo inizio di qualcosa, eh? C'è molto l'assestarsi di questa cosa che si è conclusa. Ti ripeto, se non è così, scegli un'altra variante. Qui c'è qualcuno che ha chiuso qualcosa, ne inizia un'altra. Seconda settimana, febbraio 2021. Una persona anche che ha dovuto, non sapeva cosa fare, non sapeva cosa scegliere. È stato qui, già abbiamo una persona, voi che ascoltate, qualcuno che è stato male, ha sofferto per fare qualche scelta. Seconda settimana. Quindi abbiamo detto, prima settimana c'è novità, inizi. Andiamo con la seconda. Con la seconda settimana. Ah, ma qui abbiamo una persona, tu che mi ascolti, che hai potere, di fare le cose. Persona che si impegna, persona che ottiene qui, eh? Assolutamente. Nella seconda settimana ti vedo anche qui in collaborazione, ti vedo fare, ti vedo usare tutto quello che è in tuo possesso, ti vedo usare tutti gli strumenti che tu possiedi per raggiungere il tuo risultato.
Qui mi sa che questa è una variante che può andare dal 50 al 50 tra chi chiede per lavoro e chi chiede per i sentimenti, perché ogni stesa qui, ogni fila mi dà sempre, allora l'amore sempre, sempre. Ok? Il due di coppe per chi guarda per il lavoro potrebbe significare anche i contratti, il firmare qualcosa o mettersi in società, è sempre un due, ragazzi, quindi chi di voi che ascolta guarda per il lavoro, comunque sia, sì, è confermato anche diciamo anche dalla prima settimana che si va a consolidare un qualcosa, si firmerà anche qualcosa, si arriva, no, ad una concretizzazione di quello che tu vuoi andare a fare, no? Qui c'è un'energia di un'imperatrice, e quindi qui cos'è che non può fare questa persona qui? Anche se sei un uomo, è chiaro, eh? Questa persona qui può tutto, una persona di potere, una persona che può creare, costruire, fare, eh? Quindi qui non ci manca niente. Tra l'altro c'è vicino anche il mago. Questa è un'accoppiata d'oro. Qui c'è un'accoppiata d'oro. Qualcuno di voi che magari invece è in tre, qualcuno di quelli che ascoltano che sono in tre, comunque sia, o hanno chiuso una relazione, perché le varianti possono essere tante, voi che ascoltate, quindi ci potrebbe essere anche qualcuno qui di voi che ascolta per l'amore, ok, però per l'amore di qualcuno che magari non è in ufficialità con voi, in un rapporto ufficiale. E comunque sia, qua vedo che se parliamo per quelli di voi che ascoltano, che non sono in coppia ufficiale o bene, cioè hanno la coppia ufficiale ma magari hanno anche terze persone, comunque sia con quella persona extra, qui mi dà che comunque sia c'è una stabilità. Qui si va a ritrovare quella persona. Qui si parla della seconda settimana di febbraio. Per qualcuno di voi c'è di mezzo un'energia di imperatore, quindi magari potreste avere a che fare con qualcuno che è un po' duro, che magari è stato da conquistare, è stato da smuovere, e nonostante questo magari ancora forse non si smuove, però qui ci si conclude sempre con carte di coppe, ragazzi, prima settimana, seconda settimana, quindi comunque sia, vince chi ascolta qua. A noi non ci importa se c'è questo imperatore, perché sì, ok, ma l'imperatore pure uno, se vuole la poltrona da sotto il sedere, gliela toglie volendo, no? Perché qui abbiamo due pezzi grossi, qua abbiamo l'imperatrice con l'imperatore, eh? Chi vince? Vince l'amore, ragazzi, vince sempre l'amore. Quindi finora diciamo che allora, terza settimana, per chi ascolta la variante 2 col numero 4, terza settimana 2021 di febbraio, terza settimana. Ascolta la terza settimana. Devo dire che c'è sempre movimento, per te che ascolti, qui non ti annoi a febbraio, febbraio non ti annoi, vai tranquillo, tranquilla, perché nonostante la prima settimana, i primi giorni della terza settimana, diciamo, ti vedo un po' ripensare, ti vedo un po' isolarti un pochino, forse per ripensare tutto quello che è stato, perché in apertura non ci scordiamo cosa c'era qua, un due di spade e un quattro di coppe, quindi comunque sia venendo da una situazione di partenza come quella, chi per amore, chi per lavoro, chi per terze persone, comunque sia, il movimento c'è lo stesso. Qui dentro qualcuno è in una relazione anche stabile. Oltre alle terze persone, qui ci sono persone stabili che hanno coppia stabile, fanno coppia stabile con un partner perché c'è il Papa. Quindi qui abbiamo pure le persone, qui abbiamo tutti in questa seconda variante, praticamente. Quindi devo andare a parare tutti i settori, tutte le cose in più, tutto quello che posso dirvi ve lo dico, tutto quello che può venire fuori. E il movimento c'è a febbraio per te che ascolti, in qualsiasi campo stiamo guardando, comunque se mi dà movimento, carte di bastone, il carro, quindi novità le hai, sia che tu stia andando verso un nuovo lavoro, verso un nuovo partner, hai cambiato qualcosa, ce l'avrai. Mi viene anche da dire, con l'energia portante per te che ascolti in questo mese di febbraio 2021 con un matto, che vedendo anche le carte qua con cui mi si chiude, che chi sta pensando al lavoro sicuramente chiude qualche bel contratto e ricomincia comunque sia, e quello che voleva tentare, comunque sia, azzarda, ok? Va e riesce, perché mi dà l'impressione come se questa cosa che ti girava in testa non è che ti girava in testa da poco, ti girava in testa da diverso tempo, tant'è che ti ha provocato anche un senso di
di inquietudine, di indecisione, anche a volte di tristezza. Qui però mi dà l'arrivo, c'aveva anche un bel papa, quindi comunque c'è una certa ufficialità di qualcosa che qui mi viene confermata. Quindi per chi sta ascoltando per il lavoro, sicuramente arriva a fare quello che aveva in testa di fare. Vediamo un po'. Qualcuno potrebbe anche sposarsi in questa terza settimana di febbraio, qualcuno di voi ragazzi, sempre restrizioni permettendo. Vediamo l'ultima settimana di febbraio 2021, perché ho scelto la seconda variante con il numero 4, la quarta settimana di febbraio 2021. So che queste stanno in basso, quindi cerco di magari di metterle un po' su, eh. Non so fino a che punto. Quel carro qua, la ruota, di nuovo il matto che ci viene confermato. Beh, sicuramente qui c'è di mezzo pure qualcuno con i sentimenti, con questo cavaliere di coppe, che qualcuno che sta guardando anche per una questione sentimentale, che comunque questa è proprio mista, ragazzi, come variante. Qui c'è metà lavoro e metà tutti quelli, qui ci sono energie che ascoltano tantissime per il lavoro e altrettanti per le questioni sentimentali, perché qui abbiamo anche la chiusura di un 9 di denari, cioè comunque sia tutto quello, cerco di essere il più chiara possibile. Allora, tutto quello che vuoi raggiungere, che sia a livello lavorativo, lo raggiungi. Potresti firmare un contratto e iniziare un lavoro nuovo. Qualcosa che tu avevi in testa di iniziare, lo inizi, si concretizza per te e parte anche abbastanza bene, abbastanza spedito, ok? Attenzione, ogni tanto magari che potresti ricadere nella paura perché con la ruota e il matto vicino, la ruota non si sa come gira. Il matto pure è uno che, diciamo, vuole buttarsi, ma a volte ha paura di buttarsi e a volte si butta in qualcosa che non conosce, ok? Però c'è lo zero è l'azzeramento comunque sia di qualcosa di vecchio che potrebbe esserci stato. E una voglia di ripartenza verso un qualcosa che a volte non si conosce, quindi è come dire, se sempre parlando di lavoro, è come se tu dicessi magari mi butto, ho paura di buttarmi, oddio che succede, ok? Però qui le carte per te, per febbraio 2021, per il discorso lavorativo comunque sia, è buono, ok? Inizi qualcosa di nuovo, firmi un contratto, potrebbe essere anche una società per alcuni, un contratto con un'altra persona a due, un contratto a due persone, o anche più persone, perché abbiamo anche un 3 di coppe nella seconda settimana, che magari potrebbe coinvolgere più di un progetto con più di una persona. Perché la stessa cosa comunque sia vale anche per chi guarda i sentimenti. Perché qui potrebbe esserci proprio il consolidamento di un qualcosa o che si è tenuto nascosto, ok? E che magari si era anche fermato, c'era stata una necessità di una decisione, perché ascolta in amore, eh? Per qualcuno potrebbe esserci anche un matrimonio. Per tanti semplicemente la riconferma della coppia, eh? Uno stabilizzarsi della coppia, per chi era in rapporti extra, il rapporto extra o ricomincia o comunque va avanti, per chi di voi aveva avuto un allontanamento o qualcosa, io sto cercando di dirvele tutte possibili, per chi comunque no, non ha avuto un allontanamento, la situazione comunque continua, ok? Per tutte le coppie comunque sia, non vedo nessuna rottura, per le coppie anche stabili, anche se sei una persona sposata o sei una persona convivente, eccetera, io parlo di coppie stabili. Abbiamo anche la regina di denari, questa è una donna di casa, una persona stabile, ok? Che potrebbe ricevere anche dei corteggiamenti nell'ultima settimana di febbraio, questa regina di denari, perché l'abbiamo proprio vicino ad un cavaliere di coppe e con questo matto e la ruota, sempre parlando di amore e di sentimenti, potrebbe anche succederti nell'ultima settimana di febbraio che qualcuno, sia che tu sia uomo o donna, che qualcuno potrebbe farti dell'avance, delle proposte, corteggiarti, scriverti dei messaggini, qui c'è tutto movimento comunque per te a febbraio, ok? Magari qualcuno di voi se gli interessa sia per l'amore sia per il lavoro. E qui c'è tutte e due, c'è movimento, quindi riposati perché a febbraio c'è tanto da fare. Variante 2, ti guardo anche Osho, vediamo un po'. Mi raccomando, riposa adesso perché febbraio lo vedo carico di, ecco qua, di possibilità per te, di movimenti che accadono, quindi cose concrete. Ecco qua un altro 4 che ci indica, vedi, la paura della miseria, la paura di aver perso, eh? O comunque, visto che corrisponde a un 4 di denari, anche il tenerti stretto, no? Qualcosa che magari dici no, non lascio il vecchio per il nuovo, ecco, la strada vecchia per la nuova.
di nuovo questo due di coppe che sarebbe contraddistinto qui da Osho con l'amichevolezza. Quindi comunque ci sono due begli alberi, dei rapporti stabili e continuano ad essere stabili. Tu non mi stare in questa che ogni tanto mi veniva fuori, ogni tanto vai in un senso di paura, ok? Non ci andare. Perché qui, da quello che dicono le carte, non ci devi andare. Perché non hai motivo, è proprio il tuo essere che fa così. Quindi qui ci vuole riposo perché serve molta energia per te a febbraio, in viaggio, ecco qua, movimenti. Avevamo il carro, avevamo la ruota, eh? Ecco, di nuovo. Allora, febbraio, in tutto quello bello che c'è e che abbiamo visto, ti ritroverai in qualche momento, perché mi sono venuti più volte gli stessi arcani. Qui c'è l'eremita e qua c'era l'eremita, la terza settimana, ok? Quindi non andiamo a ricadere in situazioni che ti ritiri, perché qui mi dà che potresti farlo. Che per carità, a volte serve l'andarci a meditare sopra, andare a fare un percorso personale perché si vuole arrivare a capire bene qualcosa ed è sempre un bene. Però siccome c'è tanto da fare, per carità, pensaci bene, ma tu vieni da una situazione, qualsiasi settore, vieni da una situazione che ci hai già pensato, qui tu non sei sorpreso o sorpresa di questa cosa, perché tu è qualcosa a cui aspiravi, a cui ambivi, quindi non è una novità qua. Certo che il risultato sì, uno non lo sa, il risultato, però la tua preoccupazione, ti voglio dire, che viene già da dietro, non è una preoccupazione nuova per te questo qua, qui mi dà questa impressione, qui c'è gente che ascolta, che non è da ieri che sta pensando a fare delle cose. Poi fammi sapere nei commenti, magari. Vediamo per quanto riguarda l'amore, per chi di voi è qui per sentire come andava l'amore a febbraio 2021. Per quelli che chiedevano dell'amore, sentimenti, un consiglio, l'oracolo cosa dice? Degli angeli, variante 2, numero 4. Per chi guardava per l'amore, com'è febbraio 2021, per chi guardava l'amore, esprimi il tuo amore. Vai avanti così, compi un gesto romantico. Beh, è una bella carta. Quindi ti dice continua così. Ma infatti io qua cosa ho detto? Che si consolidava comunque sia qualcosa? Sei sulla strada giusta? Qualsiasi situazione, guardiamo, extra, non extra, coppia stabile, eccetera. In questo momento queste coppie vanno perché io l'ho detto che qui non c'è rottura di niente. Se non è così non è la variante, perché qui non ci sono persone che si allontanano, che si lasciano, qui non ci sono. Qui ci sono anzi conclusioni felici in amore per chi sta guardando e ce l'ha confermato anche l'oracolo, vai avanti così, anzi ti dice pure se vuoi di compiere un gesto romantico, fallo perché abbiamo delle bellissime carte di coppe, comunque sia che ce lo dicevano già anche prima questo, quindi che dirti, variante 2, complimenti, Hai un febbraio scoppiettante, molto bello devo dire, per qualsiasi cosa tu stavi guardando, sia per il lavoro che per i sentimenti, qua. Va bene, variante 2, lasciami un like, poi fammi sapere, poi insomma a marzo magari, oppure durante le settimane di febbraio, fammi sapere come va, se questa stesa ti può essere risuonata. Grazie mille, iscriviti se non ti sei ancora iscritto, la mia email la vedi o comunque la trovi sull'info box. Vi ricordo i consulti su Wisio, dai un'occhiata al canale così se ti piace, vedi ci sono anche le recensioni, ci sono un po' di cose, tutti i prodotti che metto in vendita, tipi di consulti diversi, eccetera. Grazie mille, ti mando un abbraccio e fammi sapere. Ecco qua, la variante 3, la chiave. Come stai? Vediamo anche per te, variante 3 che hai scelto la chiave. Ricordandoti intanto di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di attivare la campanellina così mi aiuta a crescere che ho messo su questo canale che sarà un poco più di 2 mesi, quindi è nuovo. Che altro? Andiamo subito, vediamo un po' il febbraio per te. Chi ha scelto variante 3 con la chiave? Variante 3 con la chiave. Energia portante, vediamo intanto con un arcano maggiore. Energia portante di tutto il mese, febbraio 2021 per chi ascolta, febbraio 2021 per chi ascolta, energia portante, il Papa, wow,
Energia del Papa, che come vedi ti dà la benedizione. Andiamo poi a vedere perché, amplifichiamo qua, approfondiamo, scusa, non amplifichiamo. Allora, la prima settimana, andiamo a vedere perché c'è questo Papa. Vi ricordo a tutti che è un interattivo. Allora, vediamo. Prima settimana, febbraio 2021, per chi ascolta, la variante 3 della chiave. La prima settimana di febbraio 2021. Prima settimana, febbraio 2021. Allora, nella prima settimana, comunque sia, ti vedo un po' e un po', qui abbiamo metà e metà, queste carte qua, metà e metà. Allora, qui che ascolta ci sono anche persone, diciamo, con una vita già abbastanza stabile, un lavoro stabile, una famiglia stabile, che però vorrebbero andare verso qualcosa di meglio, perché qui vedo che c'è stato, con questo 5 di spade, molto conflitto. Qui c'è uno, se vede bene la carta, che insomma i corvi gli mettono lì sulla testa, gli danno fastidio sulla testa e quest'altro c'ha mal di testa, insomma, ecco, quindi mi dà come l'impressione che sei stata una persona un po' sotto pressione. Vieni da una situazione di sottopressione tu, anche dovuto magari a persone esterne, eh? E vedo che ancora la prima settimana potrebbe ancora essere così, questa situazione, potrebbe non risolversi subito, nonostante volendo tu con una carta di mago. O qualcuno viene in tuo aiuto e ti offre dell'aiuto, ok? Perché qui con il mago abbiamo le potenzialità per poter uscire, abbiamo tutto quello che ci serve per poter sistemare la situazione, ok? Andare questo bel 4 di spade, andare verso, di bastoni, verso una celebrazione, verso una stabilità, ok? Però a volte ti vedo un po' ripiombare sempre nella titubanza, nel non volerti buttare. Quindi qui devi sapere tu che ascolti. Perché siete tutti diversi, quindi c'è da capire un po' qui cos'è che ti fa un po' paura, che cos'è che ti sta facendo venire quel mal di testa, che viene già da dietro, cioè tu che ascolti te lo porti già. Questo è un carico, da quello che posso dedurre io, è un carico che qui la persona che ascolta già porta, ok? Non che ti viene fuori la prima settimana di febbraio, ok? Quindi vediamo un po' qua. Perché comunque di base chi ascolta è una persona anche abbastanza stabile, devo dire. Vediamo un po'. Seconda settimana, febbraio 2021, per chi ascolta. Qui ancora siamo abbastanza sul neutro. Non sono carte nette né di sentimenti né di lavoro. Potrebbe essere qualsiasi cosa ancora. Vediamo un po' la seconda settimana. Seconda settimana, febbraio. 2021, per chi ascolta. Dai, è qua. Allora, qui con questo pensiero che comunque sia in testa ti ci gira già da un po' ancora, anche nella seconda settimana di febbraio lo vedo andare, anche se mi dà più novità per te con questo bel Fante di denari, qualcosa di meglio in arrivo, ok? Qui ci sono coinvolte anche altre persone perché abbiamo ben due regine, comunque sia con un tre di coppe, quindi qui già c'è gente intorno, ok? Che potrebbe significare di tutto, ok? Qui i settori potrebbero essere diversi, o che magari una delle soluzioni potrebbe essere che sei nella prima settimana di febbraio ti trovi in un'energia più stabile, ok? Nella seconda magari ti senti con questa regina di spade, anche se sei un uomo. In un'energia più arrabbiata, in un'energia di qualcosa che ancora non ti sta bene, che ti stai, diciamo, vorresti prendere le distanze, ma comunque sia ti fa ancora dentro, te la fa allontanare, vorresti allontanare questa sensazione, okay, ma che è anche naturale, anche normale, perché vedo che ancora nella seconda settimana potrebbe continuare con questo due di spade una certa sorta di instabilità, di indecisione. In te, ok? Però novità arrivano verso la fine della seconda settimana. Le novità arrivano verso più la fine, ok? Della seconda settimana. Per alcuni di voi,
Potrebbe anche darsi, per chi guarda, per chi sta guardando qui e gli interessa sapere dei sentimenti, potrebbe anche verificarsi probabilmente un incontro e anche un ritorno di qualcuno, eh? Quindi dipende, per chi di voi sta ascoltando per i sentimenti e chi no, perché chi sta ascoltando per i sentimenti, comunque sia, qui un ritorno è molto probabile. Forse voi lo sentite, ve lo sentite, non lo so questa cosa, perché comunque sia, vedo che anche se abbiamo una carta di un ritorno, che il giudizio insomma è proprio una carta che ce lo dice molto bene, però continua con questo due di spade qui. Ok, quindi non si capisce bene ancora, qui c'è un'energia, la vostra, nella seconda settimana di febbraio, che ancora non sa bene, ok? Non sa bene ancora. Va un po' da alti e bassi, va, ok? Passa dall'essere contento, perché comunque un tre di coppe ci dice anche una celebrazione, anche un festeggiare, anche uno stare bene, anche stare in compagnia, perché no? Non è che sono solo i rapporti a tre, ok? Però ti vedo sempre comunque sia un po' che a momenti ti senti bene e altri momenti ti prende proprio che non sai cosa fare. Ecco, questa è la parola. Allora, vediamo terza settimana. Comunque novità ci sono, è più verso la fine della seconda settimana di febbraio. Se aspetti qualche novità, comunicazione e notizie, le vedo più verso la fine della seconda settimana, quindi verso insomma la metà del mese. Vediamo la terza invece, la terza settimana per chi ascolta, la terza. Febbraio 2021, la terza settimana per chi mi sta ascoltando adesso, per chi ascolta. Allora, qui il mese di febbraio per te è caratterizzato comunque sia da un senso sempre di non so come spiegarti, di un po' di sempre di tristezza, come se a volte fossi nostalgico, come se a volte non prendessi tutte le opportunità che hai davanti e ti rammaricassi, tu che ascolti, di non aver fatto un certo tipo di scelta, di non aver colto qualcosa quando ne avevi la possibilità di coglierlo, eh? Perché qui continuiamo ad altalenarci con alti e bassi, perché con un 3 di denari non ti posso dire che non vai avanti, che non fai, che non costruisci. Qui comunque c'è molto, per chi guarda i sentimenti, c'è molto di relazioni extra qua dentro, perché è un altro 3 comunque sia. Però vediamo un po' adesso, andando avanti anche nella quarta settimana, che cosa viene, perché tu mi finisci la terza settimana sempre con un senso che ancora non hai raggiunto, con un senso un po' di, tra virgolette, povertà. Come se ancora non avessi realizzato, non avessi raggiunto quello che tu avevi in testa. Vediamo un po' l'ultima settimana, poi facciamo anche gli oracoli, eh? Vediamo l'ultima settimana di febbraio 2021 per chi ascolta. L'ultima settimana, febbraio 2021, per chi ascolta, terza variante. Vediamo un po' qua. Mi stai ancora sempre a pensare, a meditare a qualcosa che ti è successo. Ecco, qui c'è proprio il pensare al passato a qualcosa che non c'è più, qualcosa che si è chiuso, che si è rotto, e si ha voglia di ripartire con questo bel sette di pentacoli che mi sta piantando i semi, quindi per un qualcosa, per un rinascere, eh? Qui diciamo che tu che ascolti a febbraio 2020, sia che hai avuto una rottura, un allontanamento di qualcuno a livello sentimentale o la fine di qualche lavoro che ti ha fatto stare male, ti si è concluso, l'hai perso per tante cose, per tanti motivi, ti vedo ancora molto pensare, però ti vedo anche con una forza, con una forza di voler continuare e mettere tutti i semi per un qualcosa di nuovo, ok? Perché poi con un cavaliere di bastoni, comunque sia del movimento, ce l'abbiamo l'ultima settimana. Ti vedo te più predisposta o predisposto a piantare per iniziare qualcosa di nuovo, una nuova situazione, un qualcosa di diverso, e vedo che probabilmente più nell'ultima settimana riesci ad avere questa forza per cominciare e continuare. Ora. Vediamo con le carte di Osho per te.
il mese di febbraio 2021. Vediamo un po'. Sì, qui c'è da ritrovare l'equilibrio. Quindi febbraio sarai impegnato, impegnata a ritrovare un certo equilibrio, ok? Per un qualcosa che ti è o crollato o finito o che ti aveva illuso, che tu forse hai sopravvalutato o è, sia che sia stato un lavoro che sia stata comunque una persona, ok? C'è un attaccamento, qui c'è un attaccamento, c'è qualcosa che ancora sta condizionando le tue scelte di oggi e c'è qualcosa che devi lasciare andare e febbraio sarà il mese del rilascio per te, eh? Quindi devi essere anche contento o contenta perché comunque sia. C'è da ritrovare un equilibrio che ritroverai e ti devi staccare da delle cose che ti hanno fatto comunque sia soffrire, e ti hanno procurato un dispiacere. Tu qui che ascolta la terza variante, viene da un dispiacere, viene da un qualcosa che gli è costato, che gli è dispiaciuto. Fammi sapere anche nei commenti, se non è così, ormai l'hai ascoltata tutta, ma se no ascolto un'altra variante. Perché comunque sia qui c'è una persona che deve release, cioè deve rilasciare, eh? Devi ricominciare da capo, stop e andare. Ok? Vediamo per chi guardava in amore, per chi guardava l'amore, per chi era qui per sapere di in amore. Una carta dell'oracolo degli angeli del cuore, per chi stava chiedendo e guardando per l'amore di febbraio 2021. Conoscersi, se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Quindi qui c'è stato qualche problema a livello di comunicazione, ok? Perché dice svelare. Quindi qui c'è stato anche qualche problema di comunicazione per quanto riguarda, adesso qui sono specifica sui sentimenti, per quelli di voi che stavano ascoltando per i sentimenti. Quindi se avete voglia, comunque sia, di rafforzare un legame esistente, che sia ufficiale o non ufficiale, qui c'è da parlare di più. C'è da conoscersi di più perché se non parliamo non ci conosciamo, bisogna aprirsi, svelare, ok? Non avere paura di svelare perché tu che ascolti il mese di febbraio per te c'è un rilascio di energia, c'è un rinnovarsi. Quindi se ci tieni alla persona che hai pensato, a cui stai pensando quando parlo di sentimenti, se vuoi rafforzare questa situazione, qui ti dice l'oracolo di parlare, perché qui abbiamo un sacco di mal di testa. Quindi qui non è difficile qui che non sia così, molto difficile. Quindi il consiglio per te è il rilascio, se devo trovare la parola chiave per questa stesa, è il rilascio, lasciare andare, perché comunque vai incontro a situazioni migliori di crescita, eh? Qui con questo bel sette di pentacoli per te c'è comunque sia un piantare i semi per un qualcosa di nuovo, Potrebbe essere anche un lavoro nuovo. Se invece parliamo di storie sentimentali, potrebbe essere anche una nuova relazione, oppure il consolidare, il piantare meglio i semi per un qualcosa che ancora non li aveva, quindi si piantano per far migliorare e maturare la situazione. Ok, quindi diciamo che bisogna un po' ammorbidirsi, variante 3, bisogna un po' ammorbidirsi e cercare un po' di venirne fuori, perché comunque sia le carte hanno delle buone possibilità, qua ci hanno dato per te per febbraio. Quindi è come un rinascere, c'è cioè la tua rinascita a febbraio. Va bene, variante 3, grazie. Se ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ti ricordo anche a te, oltre alle mail per i consulti privati, ti ricordo anche i consulti su Wisio, se ti può interessare un video consulto come questo. Grazie comunque sia a tutti gli iscritti, che saluto ancora. E che altro? Vi aspetto in un prossimo interattivo. Guarda nel mio canale se trovi qualche video che ti piace. E io ti saluto e a presto, grazie.